Allora, prima di chiudere la domanda di rito sui tribunali che in qualche maniera sono destinati a chiudere, i piccoli, i medi, quelli affollati, tu che stai girando in questo periodo per la presentazione del libro, qual è il polso? Il polso è di grande ribellione generale, perché quando si va a toccare un tema che è incancrenito per 100+ anni, è chiaro che poi si ribellano tutti quelli che vengono toccati da questo provvedimento, quindi gli avvocati insorgono, il presidente del tribunale, qui bisogna stare attenti a citare le città perché poi scoppia la rivoluzione, ma insomma da Voghera a Vigevano, Acqui Terme, Casale Monferrato, a Lucera, per non andare lontano da qua, dice, ma per esempio in Puglia Lucera, come mai solo noi? Perché non c'è? È un po' un discorso parallelo a quello che si fa per le province, no? Dice, bisogna abolire la provincia di Terni, dall'altra parte bisogna abolire il tribunale di Spoleto, no, non è possibile. E allora dice, i politici interverranno, qualcuno prepara ricorsi al TAR, c'è grande confusione, c'è grande fermento e c'è anche molto malessere. È comprensibile, però io sono anche dell'idea che in Italia quando si cerca di mettere mano a qualunque problema salta sempre su qualcuno a dire la soluzione che date è sbagliata, non va bene. Io sono d'accordo che poi a volte si va con l'accetta, si è poco proattivi, esatto. Però io credo che lì questi tribunali vadano disboscati. Va anche detto che secondo me andrebbero non solo abolito Vigevano o Voghera o appunto la provincia di Alessandria, che ha 4 tribunali che sono un'eredità addirittura preunitaria del 1850. Bisognerebbe anche ridurre i grandi tribunali, perché è chiaro che un tribunale medio funziona meglio. Cioè, per esempio, si potrebbe creare, io credo, Milano 1, Milano 2, Roma 1, Roma 2, Roma 3 e poi magari vai appunto a togliere poi dei tribunali più piccoli. Però ripeto, siamo anche in una fase di emergenza, siamo in una fase in cui il governo, con questa stranissima maggioranza che lo sostiene e che fa anche finta di sostenerlo, va con l'accetta, come dicevo prima, perché dopo tanti anni, tante chiacchiere, alla fine da qualche parte bisogna tagliare. Le province non si possono tagliare perché si alza quello e dice che non va bene, i tribunali non si possono tagliare, le auto blu le stanno tagliando al 1800 prima ancora che inventassero le macchine e aumentano sempre, e torniamo al punto di prima, io credo che qualche intervento debba essere fatto, perché sennò staremo con le chiacchiere e poi come le province si dice no perché quella ha più di 200.000 abitanti, quella regione ha solo 2 province, quindi bisogna salvare Matera, bisogna salvare Terni perché sennò non va bene, quell'altro è a statuto speciale, l'alto tribunale combatte la mafia in quel punto, quella, insomma, ognuno ha il suo, è come i piccoli ospedali, insomma, è come un po' tutte le piccole ma importanti realtà che poi sono l'ossatura dell'Italia. Ripeto, dobbiamo ridisegnare il paese, non si può più tenere questo sistema che abbiamo tenuto per tanti anni, in un momento di trapasso si rischia di fare anche dei gravi errori o di scontentare qualcuno o di commettere degli errori obiettivamente, però io preferisco, lo dico anche in modo un po' drastico, preferisco l'errore allo stare con le mani in mano, allo stare fermi a dire non tocchiamo perché così non scontentiamo nessuno, così si scontenta tutti perché il paese va rotto. Senti, per chiudere, questa manifestazione, quindi questo spiaggia tipo di iniziativa, come spiaggia d'autore, quella di portare l'autore e i libri in spiaggia, nel Lido, in quelle che in genere vengono oggi definite le nuove agorà dell'estate. Che tipo di impressione raccogli e che tipo di sensazione vivi? Ma io vivo, allora, sensazione molto positiva, perché è chiaro che la gente oggi dov'è che la trovi? La trovi in spiaggia, la trovi negli outlet, la trovi nei supermercati, certo puoi fare anche la presentazione in libreria come si faceva e come si fa, però sai, in libreria di solito ci va quello che già legge i libri, se vuoi agganciare qualcuno in più, se vuoi cercare di, può essere una, e poi comunque la gente in realtà va in spiaggia ma è curiosa, magari insomma deve solo spostarsi di 10 metri come è capitato anche oggi, magari lo fa, magari scopre un tema che in realtà gli interessa, magari legge un libro in più, magari impara qualcosa, magari dialoga con l'autore e gli porta, come è successo, qualche storia locale, insomma può essere e credo che sia un percorso bello, un percorso positivo, insomma, come appunto andare negli outlet a fare le presentazioni, questa contaminazione un po', come si dice, veltroniana, no? Per usare, io credo che sia, in realtà sia positiva, perché oggi il mondo è fatto così, devi un po' sorprendere, devi andare a conoscere, devi andare a snidare, insomma, il potenziale lettore che magari è una persona
persona come te che però non c'ha voglia, che non c'ha tempo, che dice ma io mi devo stressare, devo muovere la macchina, poi la macchina sta in seconda fila, poi devo parcheggiare, no? E invece tu vai direttamente da lui e ritengo che sia questa un'esperienza molto positiva. Poi come questo si coniughi col fatto che siamo in Puglia, questo è un problema aperto secondo me, nel senso che poi siamo in Puglia, però appunto io mi sento anche in qualche modo appunto pugliese, di origine pugliese, quindi sono molto contento di tornare qua. È chiaro che poi si rischia di parlare di 100.000 argomenti e magari la Puglia rimane un po' in sottofondo, però insomma comunque è un'esperienza positiva. Poi spiaggia d'autore mi pare che coinvolga così tante persone, così tante realtà, così tanti personaggi diversi, che insomma è comunque un cocktail molto, molto vario, ognuno può servirsi di quello che vuole, insomma poi andando in giro ci sono scrittori, giornalisti, uomini di spettacolo, insomma. Credo che comunque ecco, sia magari mettere un po' a fuoco alcuni meccanismi, però insomma sia un'esperienza molto positiva e molto bella. Grazie, buon lavoro. Grazie mille, grazie.